Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Do It Yourself Back to School a tema Harry Potter. 1, 2, 3, via! Per il primo progetto ci occorreranno dei post-it, dei cartoncini colorati, un colore acrilico o a tempera nero, del pennolenzio o del feltro marrone, un cartoncino bianco e della colla a caldo. La prima cosa che faccio è costruire la copertina dei miei post-it, in questo caso appunto a forma di libro dei mostri di Harry Potter. Attacco alla base dei miei post-it il feltro, mentre per la parte superiore costruisco un'imbottitura con un cartoncino un po' più spesso, in modo che la pettura e la chiusura sia più rigida. L'attacco quindi con la colla a caldo. Sistemo gli angoli con un paio di forbici, dopodiché inizio a realizzare la lingua del libro e i denti con un cartoncino bianco. Faccio una pieghetta in modo che poi possa attaccarli al mio libro e poi coloro la parte iniziale, come vedete, di rosso per simulare il sangue e faccio la stessa cosa con la lingua, che in questo caso è un cenno al libro. L'attacco con la colla a caldo e faccio lo stesso con i denti. Dopodiché realizzo la peluria del libro facendo tanti triangolini in un'altra striscia di pannolenci. Poi disegno tre occhi su un cartoncino giallo. Fisso la pelliccia e gli occhi con la colla a caldo. E poi ultimo gli occhi con un pennarello nero. Ed ecco qua il nostro libro dei mostri post-it. Per il secondo Do It Yourself avremo bisogno di una matita, della tempera acrilica marrone, una pistola per la colla a caldo e una spugnetta. Vorrei realizzare la matita a forma di bacchetta di Sambuco, quindi mi aiuto a realizzare la struttura con della carta stagnola. Se non l'avete potete anche utilizzare direttamente la colla a caldo, però sicuramente vi verrà più semplice fare come sto facendo io. Potete utilizzare la colla a caldo che avete a casa, se non trovate quella nera è uguale, potete utilizzare quella trasparente perché tanto poi andremo a colorarla, però per chi me lo chiedesse io l'acquisto nei negozietti cinesi, quindi se siete fortunati potete trovarla anche voi perché io non la trovo spesso. Vado a tamponare il marrone su tutta la bacchetta, ovviamente farò più strati e la ultima con un pezzettino di cartoncino e i simboli della bacchetta di Sambuco. Per il terzo Do It Yourself avrò bisogno di due cerchi di pannolenci color caramello, un cartoncino glitterato, una cerniera, dei glitter, la colla a caldo e un paio di forbici e un cartoncino. Con la colla a caldo attacco il cerchio di pannolenci alla mia cerniera. Ovviamente è un passaggio che potete anche realizzare con ago e filo se siete più pratici di me. Quando finisco di attaccare i due cerchi alla mia cerniera, li attacco anche fra di loro in modo da chiudere questo portacolori. Poi realizzo un cerchio su questo cartoncino glitterato. Avevo pensato prima di farlo un po' più piccolo, però non mi convinceva, quindi ne ho ritagliato uno più grande. Dopodiché ho sistemato i bordi con un paio di forbici e poi mi sono aiutata con una foto che ho preso su internet del Boccino d'Oro per disegnare tutti i dettagli con la colla a caldo. Prima che la colla a caldo si asciughi, metto i glitter e poi un po' lo sbatto per fare in modo che i glitter vadano su tutta la colla a caldo che ho messo. Secondo me è un metodo veramente molto carino e molto pratico per realizzare le parti in 3D. Realizzo le ali del Boccino d'Oro su un cartoncino che poi vado a ritagliare ed attaccare con la colla a caldo nel mio astuccio. Sistemo anche la parte dell'attaccatura delle ali realizzando due piccoli cerchi che poi attacco con la colla a caldo perché non mi convincevano. Ed ecco qui il nostro portamonete, portacolori, portevidenziatori, portagomme, quello che volete voi di Harry Potter. Per il quarto ed ultimo Do It Yourself avremo bisogno di una boccia di vetro, della Vinavil, della colla e dei vari glitter. La prima cosa che faccio è mescolare la colla con un po' d'acqua.
E poi la passo dentro il nostro bicchiere o boccia di vetro e poi verso tutti i tipi di glitter che voglio. Io volevo dare questo effetto un po' galaxy, infatti ho utilizzato dei glitter blu, viola, rosa, argento e poi disegno con un pennarello il simbolo dei doni della morte. Per questo do it yourself, come anche quello dei post-it libro dei mostri, mi sono ispirata dai post che ho trovato su Pinterest. Vi lascio i link in info box. E niente, io spero che questo video back to school vi sia piaciuto. Se volete che ne realizzi altri, se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per non perdervi nuovi folli, divertenti, creativi video. E vi mando tanti tanti baci al prossimo video. Ciao!